Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Irene e ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video recensione, perché come sapete un paio di settimane fa ho acquistato i miei nuovi auricolari, che sono degli auricolari Bluetooth True Wireless, ovvero senza fili. Quindi ho deciso che appunto li avrei provati e poi vi avrei portato una recensione dopo un periodo di utilizzo abbastanza ampio da poter capire se sono degli auricolari che effettivamente fanno al caso mio o meno. E quindi eccoci qua ragazzi, oggi recensiremo le TWS E18 della marca Marocco, che come già detto nell'unboxing sembra tanto Marocco ma non è. Comunque l'unboxing l'abbiamo già fatto, quindi questo è lo scatolo che si presenta così. Ovviamente se noi lo andiamo ad aprire, qui si presenta in questo modo, c'erano subito le istruzioni che ovviamente non abbiamo letto e il cavetto di ricarica insieme ai gommini di ricambio per adattare gli auricolari al nostro padiglione auricolare. Qui in questo vano era riposto la custodia, insomma, dei nostri auricolari con gli auricolari all'interno, e sopra alla custodia c'era anche il sacchettino che appunto custodisce la ricarica, mentre in questo vano c'erano appunto il filo della ricarica e i gommini di ricambio. Questo è il sacchetto di cui vi parlavo. Ovviamente all'interno c'è la nostra custodia con i nostri auricolari. Come vedete la marca è Marocco, adesso non metterà mai a fuoco, però in teoria si dovrebbe leggere. E sì, come mi trovo con questi auricolari? Mi trovo davvero ma davvero bene ragazzi. Allora, su Amazon non sono molto cercati, più che altro ci sono tante altre marche che sono più conosciute e questi diciamo che avevano una trentina di recensioni quando li ho acquistati io, adesso non so quanti ne abbiano perché non ho controllato. Comunque sia, la maggior parte delle recensioni erano tutte buone, da 4 stelle in su, 3 stelle eccetera eccetera. Leggendo un po' le varie recensioni ho visto che alcuni si lamentavano di un difetto per quanto riguarda la sincronizzazione degli auricolari, che praticamente mentre stai ascoltando musica ci sono delle leggere interferenze che magari durano magari un secondo e ti fanno perdere un attimo il segnale della musica. Questa cosa l'ho notata ed è vera, però non sono frequenti, cioè magari su un ascolto di un'ora di musica mi capita due volte, quindi non è tanto e diciamo che essendo di un solo secondo non mi compromette insomma l'ascolto di musica. Le sto utilizzando davvero tantissimo, soprattutto la mattina quando vado a scuola e al ritorno, ma anche quando per esempio sono in casa e non ho niente da fare, magari non sto al computer, oppure magari sto aspettando di andare a scuola guida, quindi non accendo il computer, ma in quell'oretta insomma che ho libera mi rilasso un po' sul letto, se non devo fare compiti ovviamente, perché di solito sto sempre facendo compiti, e magari mi ascolto un po' di musica con questi auricolari. Qualcuno di voi mi ha anche segnalato il fatto che si sentiva l'audio in ritardo su alcuni dispositivi mentre magari si vedeva un video su YouTube o si guardava un film, però io questa cosa non l'ho riscontrata, infatti non noto ritardi nell'audio, quindi non è che vedo prima la persona che parla e poi il suono mi arriva all'orecchio, ma vedo tutto in contemporanea. E devo dire che appunto si sentono davvero molto bene e mi ci trovo davvero molto bene, anche perché sono in ear e quindi sono davvero comodissimi. Adoro le cuffiette in ear perché fanno meno fatica a restare nell'orecchio appunto, quindi anche se faccio dei movimenti bruschi ovviamente non mi cadono per terra e poi magari li devo andare a raccogliere, a recuperare e tutto il resto. Quindi, che dire, questo è appunto la loro custodia di ricarica che ha dei LED qui che si accendono sopra all'USB per ricaricarla, questi 4 puntini che sono in realtà dei LED appunto che ti mostrano la carica residua dei auricolari, anzi del case degli auricolari, perché poi la carica residua degli auricolari la potete controllare una volta che avrete connesso gli auricolari al vostro telefono. Per quanto riguarda la connessione Bluetooth è davvero istantanea ragazzi, voi aprite la scatolina, accendete il Bluetooth sul vostro smartphone e il tempo che li cacciate dallo scatolo insomma e lo mettete all'orecchio, loro già si sono connessi, ovviamente si connettono entrambi quindi senza che voi dobbiate fare nulla. La cosa migliore è che sono touch, quindi io l'ho cacciato adesso dalla sua scatolina, come vedete si è acceso il LED perché si è acceso appunto, e questo appunto vuol dire che è acceso. Se io vado a cliccare qui al centro del LED, questo è un pulsante touch che in base a quanto tempo tieni premuto insomma ha diverse funzioni.
Per esempio, per l'auricolare destro, se lo tengo premuto aumenta il volume, se invece premo una volta si stoppa il brano, se premo due volte invece mi cambia canzone, passa a quella successiva. Per quello sinistro invece, se tengo premuto mi diminuisce l'audio, se invece premo una volta mi riprende il brano e se invece clicco due volte passa alla canzone precedente. Quindi è davvero molto comoda questa funzione del tasto touch, appunto, perché non dovrete stare lì a cacciare il vostro smartphone ogni volta che dovrete cambiare magari canzone oppure alzare o abbassare il volume. Come ho già detto, alle orecchie sono molto comodi, soprattutto per me che adoro gli auricolari in-ear, perché da quando li ho scoperti, insomma, non ho mai smesso di utilizzarli. Sono circa 4 anni ormai che utilizzo costantemente auricolari in-ear e quindi ne sono davvero molto molto contenta. Quindi, che dire, sì, mi ci trovo benissimo. La qualità ovviamente non è al pari delle AirPods se state cercando quello, ma per un prodotto che comunque costa un prezzo così inferiore, insomma, rispetto alle AirPods, direi che non si può richiedere davvero di meglio. Per quanto riguarda i microfoni, si sentono molto bene, infatti le uso tutte le mattine praticamente per parlare al telefono oppure per mandare degli audio vocali su WhatsApp alle mie amiche e quindi direi che siamo davvero molto molto contenti. Per quanto riguarda l'aderenza, come vi ho detto, non scappano dalle orecchie perché sono in ear. L'unico problema che vi ho detto è quella piccola interferenza, che però non è neanche così tanta, tanto che non capita spesso. Per quanto riguarda la ricarica, per ricaricare il case completamente ci vogliono 2/3 ore, poi dipende ovviamente da quanto è scarico, e per il resto degli auricolari non vi dovete preoccupare perché tanto hanno un'autonomia davvero molto molto buona e soprattutto grazie al vostro case di ricarica, che sarà sempre carico ovviamente, potrete ricaricarle per un massimo di 15 giorni se non mi sbaglio, poi ovviamente dipende anche dall'uso che ne fate. Però a me sono durate tipo 2 settimane da quando l'ho acquistato. Questa è la prima volta che ho ricaricato il case, l'ho ricaricato tipo ieri, quindi non male. Bene, io direi che per questo video recensione di questi auricolari può essere tutto. Fatemi sapere se vorreste vedere altre recensioni. E niente ragazzi, quindi spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se avete altri dubbi, perplessità eccetera, non esitate a scriverle qua sotto nei commenti, che tanto sarò più che felice di rispondervi. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Se vi chiedete cos'è questa cosa qui, è la tenda che è in camera dei miei, perché avevo deciso di cambiare inquadratura, dato che di solito registro sempre in camera mia. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ah, e se mi vedete così in queste condizioni, perché ho fatto praticamente after, ho 5 ore di sonno perché ieri sera sono andata a una festa di 18 anni, ovviamente è finita tardi, e stamattina mi sono svegliata presto per andare a scuola. Complimenti Irene! Quindi niente, noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video. Bella!